Ciao da Quiri, un buon venerdì. Allora, con un po' di ritardo, chiedo scusa, andiamo con gli esiti dei pronostici della terza giornata. Vediamo come è andato Quiri con i pronostici dell'ultimo tour di campionato. Sigla! Il primo pronostico che Quiri tenterà di azzeccare riguarda la sfida tra i campioni d'Italia della Juventus e la grande rivelazione dello scorso campionato, il Sassuolo di Mister Di Francesco. La Juventus è al gran completo, a parte l'infortunato Marchisio che rientrerà a ottobre, Higuaín potrebbe giocare al centro dell'attacco, mentre il Sassuolo è orfano di due importanti pedine, De Frel e Berardi, quindi credo che ci siano ben poche speranze per gli emiliani neroverdi e quindi qui ridice Juventus Sassuolo 1. Palermo si affrontano i rosanero del nuovo tecnico De Zerbi, che ha sostituito dopo le prime due giornate il tecnico Ballardini, e il Napoli di Mister Sarri al gran completo, che dopo una prima giornata così e così a Pescara si è rifatto ampiamente contro il Milan nel poker del 4-2 contro i rossoneri. Vedo nettamente favoriti i partenopei, che secondo me saranno corsari in terra siciliana. Palermo, Napoli, 2. A Bologna si affrontano il Bologna di Donadoni e il neopromosso Cagliari, che ha dato segnali di grosso incoraggiamento nella partita contro la Roma, pareggiata 2-2. Credo che queste due squadre si possano dividere la posta in palio. Per questo motivo, Quiri vede un pareggio Bologna-Cagliari X. Atalanta-Torino è il quarto pronostico che Quiri tenterà di indovinare. Il Torino perde Gliaice e soprattutto il nazionale Belotti, quindi due perdite molto importanti nel reparto offensivo di Mister Mihajlovic. L'Atalanta ha cominciato bene questo campionato e credo che in questo match ci possa essere una sorpresa. Atalanta-Torino 1. Chievo Verona riceve la Lazio di Simone Inzaghi. Il Chievo è sempre una squadra molto rognosa da affrontare in casa propria. La Lazio viene dalla sconfitta interna con la Juventus e non l'ho vista bene offensivamente contro i bianconeri. Credo che il Chievo possa fare lo scherzetto ai biancocelesti. Chievo, Lazio 1. Scala del calcio, San Siro è teatro del match tra Milan e Udinese. La squadra di Montella ha cominciato, direi, abbastanza bene questo campionato dopo la prima vittoria col Torino. La sconfitta onorevole a Napoli, un 4-2 dopo un match molto combattuto. Secondo me i rossoneri sono avvantaggiati in questo match. Milan-Udinese 1. Si affrontano Roma e Sampdoria. I blucerchiati sono l'altra metà ligure che sorride perché anche la squadra di Giampaolo è a punteggio pieno a 6 punti. I blucerchiati stanno giocando veramente bene, però la Roma ha dei valori individuali nettamente superiori e credo che la squadra di Spalletti possa far sua i 3 punti. Roma, Sampdoria 1. Ad indovinare quello tra Pescara e Inter, i nerazzurri vanno in Abruzzo a tentare di conquistare i primi 3 punti di questo campionato. Nonostante la squadra di De Boer sia ancora un cantiere aperto, i valori sul campo sono chiaramente appannaggio dei nerazzurri e credo che anche se con un po' di difficoltà l'Inter farà i 3 punti a Pescara. Pescara, Inter 2.
pronostico che qui ritenterà di indovinare è quello tra Empoli e Crotone. L'Empoli, secondo me, ha dei giocatori più esperti del neopromosso Crotone e, nonostante la buona volontà dei calabresi, Quiri vede nettamente favoriti i toscani. Empoli, Crotone, 1. Beh, niente male, niente male. 6 su 9. Su 9 perché? Perché non c'è la decima partita, che era Genoa-Fiorentina, che verrà recuperata a dicembre. 6 su 9, devo dire che sono molto soddisfatto. Come inizio del 2016-2017 non c'è male. Chiaramente l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi, anche se devo dire che fare meglio di una percentuale di 6 su 9 è dura. Però ci proviamo. L'obiettivo, che era anche quello dell'anno scorso, del campionato 2015-2016, è quello di fare un bel 7 su 10, che sarebbe l'ideale. 7 su 10, devo dire che è difficile far meglio di così. Per quanto riguarda i pronostici della quarta giornata, quella che comincerà questa sera con l'anticipo della Serie A, il pronostico di questa sera lo farò in forma scritta, quindi sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, mentre il video che farò quasi sicuramente domani comprenderà sempre 9 partite, quindi esclusa la partita di questa sera che, come detto, la pronosticherò in forma scritta. Bene, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi do appuntamento al weekend con il calcio secondo Quiri. Sicuramente questa settimana farò la prima telecronaca, cosa che non è successa la settimana scorsa per questioni di tempo, quindi ci sarà la prima telecronaca di Quiri del campionato di Serie A. Con gli esiti dei pronostici invece ci vediamo come al solito la settimana prossima. Vi ringrazio ancora, vi auguro un buon weekend e seguite sempre il mio canale YouTube e anche il mio gruppo Facebook, e a presto, ciao!